Alla vigilia di questo match se lo sarebbe aspettato un 1-1? Come valuta il risultato? Ma io non faccio previsioni alla vigilia. Io sono felice dei calciatori che ho, sono convinto che siano calciatori forti e non li cambio con gli altri. E poi vado a giocare la partita e guardo quello che succede e cerco di analizzarla nella maniera corretta e di portare delle notizie che siano convincenti per non rifare gli stessi errori e per migliorare la prossima volta. Alla fine da una partita come questa, mister, esce più con il rimpianto o con la consapevolezza, sicuramente già, di allenare una squadra veramente forte? Insomma, è stata una figata alla fine. Sì, perché poi al di là di come vanno, per me queste partite qui sono figate pazzesche sempre. Sono convinto che lì dentro sono invidiato da tutti, tutti vorrebbero essere nella mia posizione, per cui cerco di godermela nella maniera corretta, anche se poi ci sono dei momenti dove emotivamente vengo portato ad avere un atteggiamento differente, un ghigno differente, perché la squadra non fa quello che vorrei facesse. Corriere della Sera, edizione Napoli. Mister, le chiedo come valuta complessivamente la prova di Osimhen e come stanno Fabian, Anguissa e Zielinski, che sono usciti un po' malconci. Allora, Osimhen la valuto molto positiva, come tutto il resto della squadra. Secondo me la squadra, proprio quando potrebbe sembrare che poi non ha avuto l'atteggiamento corretto, lì dentro ci si trova poi la lotta e la disponibilità al sacrificio che hanno fatto vedere. È chiaro che però poi delle cose le dobbiamo fare meglio, però è un grande risultato, viene a Barcellona contro un... Ragazzi, questi e comprano tre giocatori che costano 50, 60 l'uno, 35, anche a dicembre hanno comprato, ne hanno prese 4-5. Cioè, che vogliamo parlare? Hanno calciatori fortissimi da tutte le parti, per cui venire qui e avere poi la possibilità di creargli problemi, perché nel primo tempo gli abbiamo creato qualche problema, nel secondo tempo essere costretto a difendere è una cosa che può assolutamente succedere. Qualche volta ci avete rigiocato a Barcellona anche voi, no? Pianeta Napoli, sì. Poi Gazzetta dello Sport. Sì, mister, buonasera, complimenti per il risultato. Le volevo chiedere, le dispiace più quando la squadra si schiaccia un po' troppo, come è accaduto a Reggio Emilia nel finale, o magari quelle due o tre ripartenze con Osimhen, lui è arrivato fino in fondo, ha crossato e non si riempiva l'aria con nessuno per poter fare un tapin. Però quello lì, quando parte da solo così, ci vuole una moto per stargli dietro, perché se è a campo libero lui, e siamo anche squadra compatta in fase difensiva, poi lui alla bandierina ci arriva 10 metri davanti a tutti e bisognerebbe aspettarsi un attimo per fare quello. Però in certi momenti può andare bene fare così, poi bisogna stare più su con il baricentro, avere la possibilità di completare poi quell'azione con l'arrivo dei centrocampisti, come alludeva lei. Prego. Gazzetta. Dove sei? Estrema sinistra. Allora, complimenti per la prestazione. Il risultato poi arriva, ma la prestazione resta. E appunto se è un bel passo avanti nella maturazione, nel cammino di crescita della squadra, e sarà un peccato, questo lo posso dire io, che una di queste due squadre dovrà uscire dalle competizioni europee, perché è veramente un peccato. E poi, visto che non ha risposto più alle condizioni dei tre che sono usciti con problemi. Allora sì, è una crescita costante e anche involontaria giocare queste partite qui, perché ti ritrovi in un contesto, ti ritrovi contro degli avversari che ci prendi delle notizie per forza. Puoi essere un po' durino come ti pare, però poi dentro ci vai a acchiappare quelle cose che ti danno la possibilità
nella prossima di saperne qualche cosa di più. Mi dispiace perché poi per lunghi tratti abbiamo fatto bene e lo potevamo mantenere, quell'atteggiamento lì, però poi abbiamo sofferto molto, molto in maniera corretta, in maniera tosta, cioè si è lottato bene in quel finale di partita, per cui anche dentro un atteggiamento non positivissimo, ci si va a trovare altre caratteristiche che si sottolineano alla squadra, perché sono state fatte bene quelle altre caratteristiche. I tre sono Anguissa e ha un problemino muscolare che andrà valutato per bene. Poi Zielo, niente, solo un po' d'affaticamento, però niente. E Fabian si è aperto e ora c'è da... Anche lunedì, anche se non ce la fa. Ci sono giornalisti spagnoli? Voglio chiedere al mister? No, grazie, buonasera.